vediamo un altro arpeggio abbastanza semplice, ma direi di effetto dal punto di vista armonico. Semplice perché con solo due dita della mano sinistra si ottengono queste armonie e per quanto riguarda la destra è un arpeggio abbastanza lineare. Ve lo faccio ascoltare ed è così. Ecco, si tratta semplicemente dell'accordo di La minore settima in prima posizione con solo due dita. Il primo dito lo posizioniamo sul primo tasto della seconda corda, che è un Do, e il dito 2 sul secondo tasto della quarta corda, che è un Mi. Ecco, tutto qui. Con la mano destra si fa questo arpeggio. Pollice sulla quinta corda, indice medio anulare medio indice, un'andata e ritorno sulle corde terza, seconda, prima, seconda, terza. Anche questa volta gli arpeggi sono quelli di base, ogni dito ha la sua corda. Quindi pollice, indice, medio anulare, medio indice. La seconda volta il pollice suonerà invece che la quinta corda, la quarta. Le altre dita fanno la stessa cosa. Quindi una volta sulla quinta, pollice sulla quinta e poi sulla quarta. Quindi La vuoto e la seconda volta la quarta corda che è un Mi. Ecco, poi è sufficiente spostare di due tasti in avanti le dita della mano sinistra che si spostano in modo che l'1 corrisponde al terzo tasto della seconda corda e il 2 al quarto tasto della quarta corda. Non ho fatto altro che spostarmi avanti di due tasti verso di me, diciamo, lo spostamento. La stessa cosa di arpeggio come prima. Torno indietro alla prima posizione, questo è La minore settima, e si sposta avanti di due tasti, e ecco, solo queste due posizioni, un'andata e un ritorno, si ottengono queste armonie a parer mio molto belle. Cominciando dalla quinta corda col pollice si possono suonare tutte e cinque le corde. Per concludere, lo faccio un'ultima volta. A risentirci.